Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati nell'ultimo video, ovvero da Soweto. Soweto, un quartiere di Johannesburg, un quartiere che senza problemi di smentita, sicuramente vi posso dire, ha fatto la storia di questo paese, perlomeno la storia moderna. Ma io lo sto lasciando percorrendo questa strada, una strada piena di contraddizioni, come l'Africa in fin dei conti. Guardate, qui a sinistra ci sono queste case, sono le case di chi ha i soldi ma non vuole mollare Soweto, il quartiere di Soweto, e quindi si è costruita una casa con i muri, una casa che ha perfino le reti elettrificate, mentre a destra abbiamo visto c'è una baraccopoli, veramente basta attraversare la strada, c'è una baraccopoli con le case in lamiera. 300 metri avanti poi troviamo lo stadio. Io dico lo stadio perché, se vi ricordate, non è quello dei mondiali di calcio, ma per gli africani è molto più importante perché è lo stadio del rugby, sport nazionale. E sempre di fronte a questo stadio i maiali che mangiano la spazzatura lungo la strada. Questo mi ricorda che sono in Africa, una terra di contraddizioni. È proprio passando di fronte a questo stadio che mi si sbloccano dei ricordi. Ripenso al 2010, ai mondiali in Sudafrica, e quindi chiedo se è possibile, anche solo per fuori, se è possibile andare a visitare quello stadio famoso con quella strana forma che tutti ricordiamo. Se lo possiamo ricordare, anche perché è semplice, era lo stadio delle Vuvuzela. Colonna sonora indimenticabile di quel mondiale era Waka Waka di Shakira. Questa canzone, questo stadio con questa forma così particolare, non può che riportarci alla mente l'estate 2010, come vi ho detto, l'estate dei mondiali di calcio in Sudafrica, un Sudafrica in quel periodo veramente al massimo dello splendore, l'economia funzionava bene, e questo mi riporta alla mente il momento critico che sta vivendo ora. Allora adesso ve ne racconto una su questo stadio. Vedete questa forma che sembra a me una ciambella, qualcosa di simile, mi dicono sia una pentola famosa perché ci cucinano la birra dentro. Io non so che cultura di birraia c'è in Sudafrica, ma questo è quello che raccontano. Ma sta di fatto che ci sono tutti i pali storti, ormai è tutto mezzo abbandonato, come spesso succede in Sudafrica, però insomma ricorda sicuramente un gran mondiale per qualcun altro. Sempre fonti autorevoli mi dicono che comunque è ancora usato per concerti, incontri grossi, e poi ovviamente quando è vuoto ci fanno la birra. L'Italia, campione in carica, uscì da quel mondiale al primo turno dopo una sconfitta 2-3 con la Slovacchia. Ricordo che quell'anno la Spagna vinse per la prima volta il mondiale di calcio. Ciao a tutti e benvenuti ad un altro video. Come vedete la location è un po' particolare. Sono qui con i miei soliti amici in un parco tematico. Faccio questo piccolissimo intro per dirvi due cose. Questo è l'ultimo video dei tre video a settimana. Infatti da questa settimana comincerò a farne soltanto due, per un discorso di tempi e per un discorso che sto cambiando un po' di cose. Quindi il video sarà domenica, come sempre, facciamo sempre 21:30, così quando riesco da questo lato del mondo riesco a essere comodo con gli orari per essere in premiere, e il mercoledì, quindi domenica, mercoledì. Questi sono principalmente i giorni in cui andrò a pubblicare i video. Dopodiché fra un po' chiuderò il sito, il www.rotondoway.com, perché sono delle spese, diciamo, inutili, è un momento un po' particolare, devo riuscire a tenermi nelle spese, per cui sto tagliando un po' di cose che non servono, tra queste il sito. In fin dei conti ci sono altre soluzioni molto più comode e economiche per fare le stesse cose, quindi sappiate che fra un po' non ci sarà più il sito, ma ci saranno tante altre belle cose, perché nel giro di 3-4 video arriveremo in Sud America, e quindi cominciamo con la quarta parte ormai di Road on the Way, con l'avventura sudamericana, ovviamente. Quindi vagabondi, vi lascio un video come sempre penso particolare, nel senso che ci sono state delle emozioni, ovviamente il titolo era quello acchiappa like, acchiappa view, però mi dispiace per chi mi segue da tanto,
devo cominciare a usare anch'io questa tecnica, d'altronde funziona così l'algoritmo, cosa volete che vi dica? Se voglio crescere, purtroppo, per farsi conoscere non basta essere lineari e mostrare quel che si è, bisogna anche delle volte giocare su queste cose, per cui discriminato per il peso in Africa, cose incredibili, vagabondi. Io vi saluto e vi lascio a questo video. Ciao a tutti! Ebbene, ci siamo, sto scaldando il camietto perché, come vi ho promesso, sto per andare alle torri, ai camini della vecchia centrale elettrica per lanciarmi nel vuoto con il free fall, caduta libera senza elastico, più alta del mondo. Sapete che non mi piace fare queste cose, questi rapporti con più alto del mondo, ma quando ci sei di mezzo e ci devi cadere dentro ha un peso psicologico in più. Vabbè, dai, si va. I 40 chilometri che ci dividono sembrano non passare mai quella mattina. Quella mattina il nervosismo, l'emozione si fanno sentire molto, molto forte. Eccomi qui, purtroppo vi devo tirare il pacco, non riuscirò ad andare su perché, come vedete, il problema è il peso, e con il peso purtroppo sono fuori. Non ci credete? Guardate, siamo sopra il massimo. Ho provato a corromperli, ho provato qualsiasi cosa, non mi vogliono far andare su. Facciamo così, proviamo a dimagrire questa volta. Vado al bagno, faccio tutto quello che posso, se mi fanno passare bene, se no io ci ho provato. Ho appena preso accordi con il titolare, con il gestore, perché purtroppo ho scoperto di essere 5 kg, ben 5 kg, sopra il massimo che è, diciamo, concesso tecnicamente dall'impianto della caduta libera. Quindi, siccome non voglio deludervi, scusate ma sono anche un po' nervoso, perché mi ha detto che teoricamente il free jump dovrebbe essere 100 kg, però mi ha detto puoi farlo anche al 100. Quindi qui c'è il challenge che scatta. Io farò dieta, perderò liquidi perché voglio tornare domenica, e domenica proverò a fare il salto se avrò raggiunto il peso giusto, ovviamente. Quindi guardate cosa cazzo faccio per voi. Provo a salire per andare a vedere com'è. Sapete che domenica tornerò. Eccoci qua. La cabina ovviamente è bella storta. Guardate, questi sono i motori che portano su. Questi saranno i comandi un po' vecchiotti. Ci sono uno, due, tre motori, più questo qui è un freno. Questo qui è tutto il comando. E lui è the boss. Siamo partiti, mi tolgo gli occhiali perché non servono più a questo punto, e adesso vedo se riesco a farvi vedere qualcosa da fuori così. Qui comincia ad incurvarsi, per cui la sensazione è proprio quella di essere buttati fuori. Ciao. Claudio, cosa dici? Niente, non posso dire niente adesso. Andiamo a farci questa bella vista, il
bello non è tanto l'altezza, perché sapete che ho fatto torri più alte, ma è la struttura sudafricana che mi dà questa sicurezza in più, che mi agita sinceramente. Sentite come si sta cambiando. Si è frenato anche di colpo. Ah, ok, siamo arrivati. Seguiamo. Se guardate giù c'è da caccarsi addosso, quindi guardiamo avanti, non guardare giù. Claudio, come stai? Vuoi dire qualcosa? No. Sei concentrato? Sì, molto. Ragazzi, porca troia! Batte qua sopra. Oh, Dio. Il bello che è tutto tavola di legno. Senti il pavimento che si muove, l'avete visto? Ok. E questo è il cazzo di salto che dovrei andare a far domenica. Ragazzi. Allora vi assicuro che il battito è accelerato. È molto alto. Guardar giù dà veramente una sensazione forte. Il signore, for you is normal this thing, for me no. Guardate giù, è veramente impressionante. E io sono venuto su perché volevo capire bene questa cosa. Guardate cos'è la caduta libera. Ti tirano su fino a lì e poi vai in caduta libera senza una corda fino a giù, fino alla rete, quella rete rossa lì. La cosa simpatica che prima mi ha detto: vieni la mattina presto, così abbiamo le corde nuove. ci sta. How far are we allowed to go? Just here? Yeah. Just here. Ah, to see the... To look. Diciamo che anche questo corridoio non è da poco per niente. Pensate cosa vuol dire uscire di qui. O uscire di qui. È veramente impressionante. Guardate da qui. Da qui fa paura proprio. Da qui sì. Lì è dove arriva il jumping. È ora di scendere. Per di qui, guardate, salutiamo, scendiamo. Vi assicuro che vedere attraverso i gradini è una bella sensazione. Controlliamo, sì è solida. Si scende e caga. Non ce la fa Claudio. Ragazzi, cioè io rido, ma vi dico che mi sto cagando addosso, non è che sono Rambo, Che bello fare questo scalino, vedete il filo d'aria? Ok. Notate com'è inclinata adesso la cesta. Siamo saliti che era inclinata in qua, adesso è inclinata verso fuori. Da tutto un altro aspetto, un'altra sensazione averla inclinata verso fuori. Dai Claudio, dai, ti lascio l'angolo così sei più sereno. Vai, vuoi attaccarti qua? Sì, grazie. Vai. Perfetto, thank you. Yo. Dai che adesso c'è solo la discesa, Claudio. Dai che ce l'hai fatta. Yeah. Abbiamo mollato il freno.
Adesso prendiamoci la botta. Quando parte fa un po' cane. Questo lo fa ogni giorno, 20 volte al giorno, 20 volte, 50 volte al giorno. Wow! Solida terra, solida! Domenica, son cazzi! Vagabondi, comincia il challenge, 3 giorni. Devo provare a perdere ben 5 kg per fare il salto. Sono delusissimo, ma mi sto convincendo che ce la posso fare. Quindi, seguito da un dietologo professionista, un amico, ho detto anche, che però lo fa per lavoro, oggi posso mangiare un po' di bistecca. Quello che mi hanno consigliato sono 6-7 litri d'acqua al giorno, diuretici. È una cosa estrema, ma per domenica io devo fare quel salto, ve l'ho promesso. E se non ce la farò, non ce la farò, però vi assicuro che le provo tutte adesso. Quindi oggi bistecchina e una bistecca così e tanta acqua. E domani ancora meno. Ci si prova. È congelato. Si torna a casa con una sfida in sancoccia. Io sono molto convinto di farcela, anche perché ho dovuto decidere di ritardare la mia partenza di altri 2 giorni e non sono pochi con tutte le cose che devo ancora fare. È arrivata la fatidica mattina. Da quello che risulta dalla bilancia di casa sono arrivato a 110 kg. Un giorno e mezzo fa ero 116, sono stati 6 kg, tutti ovviamente di acqua, perché in un giorno e mezzo null'altro si può perdere, però è stata dura comunque veramente tanta. Diuretici, queste cose qua. Come dicono le persone importanti o intelligenti, non fatelo a casa. E adesso c'è la prova del 9, ovvero devo andare lì e provare con la loro bilancia. Dita incrociate, avanti con la challenge, vediamo se ce la faccio. Purtroppo, brutte notizie. Terza volta che torno qui, 111 e mezzo, quindi alla fine ho perso ben 5 kg in un giorno e mezzo, ma non bastano. Io ho paura che, siccome costa molto di più fare il bungee jumping, il tipo stia premendo per farmi fare il bungee jump, perché per il bungee jumping ha detto vabbè, un chilo in più non è un problema, mentre per la caduta libera mi dice no, qui devi essere preciso, preciso, preciso. A me questa cosa di fare la caduta libera dentro un tunnel, dentro un tubo, mi prendeva troppo. Quindi a questo punto, ragazzi, mi scuso con tutti voi, 3-4 volte che torno qui a far chilometri per niente vuol dire che l'avrei fatto. Non vi stavo prendendo in giro. Dopo il cocente fallimento devo rimettermi in strada. È ora di tornare a Cape Town. È ora di cercare una soluzione per spedire il camionetto in Sud America. Avete visto che c'ho un nuovo coinquilino? Praticamente stamattina vi ho detto che ero già partito, stavo andando verso la costa per ritornare a Cape Town. Mi è arrivata una chiamata, una telefonata, e mi ha chiesto: ma secondo te, se vengo fino a Cape Town è un problema? Ci mancherebbero, non troppo spesso, ma una volta ogni tanto a me fa sempre piacere. E quindi adesso c'ho compagnia e andiamo a Cape Town assieme. Si parte, avanti!
Un panorama che ormai conosco molto bene. Uscendo dalla città si passa sempre attraverso queste baraccopoli. Una realtà difficile da accettare, una realtà difficile da guardare anche attraverso il finestrino del camietto. Nel camietto ora ci sono la bellezza di 33 gradi. Provate a immaginare la temperatura dentro quelle case in questo momento. Quale deve essere? La miera tutto attorno e terra per terra. Situazione veramente incredibile. E guardate per quanto continuano. Per la solita serie screensaver di Windows. Arriva la sera e decidiamo di fermarci sulle rive di questo laghetto. Come vedete, in Africa i cartelli sono molto espliciti e forse funzionano anche meglio. La maggior parte dei laghi in Africa, oltretutto, sono creati da delle dighe, quindi sono artificiali, e questo ovviamente non fa eccezione. E siamo arrivati anche questa sera a trovare un bel posto dove dormire. Camietto, questo è un campeggio. 140 più 50, 10 euro più o meno, macchina più me, guardate che luce che c'è col tramonto. E il camettino, adesso tiriamo fuori due lucette e ci accendiamo il fuochetto. Sì dai, due bistecche ci stanno, guardate quell'albero lì cos'è. Il problema dei laghi, come sempre, sono i moscerini, le zanzare. Per adesso trovo soltanto moscerini, devo dire la verità, zanzare ancora a beccarle, però speriamo, in caso accenderemo gli zampironi, o meglio ancora accenderemo un cero. Godetevi questa luce, godetevi questo tramonto, perché la cosa bella del video è che voi non soffrirete per i moscerini che ci sono in questa zona. Però la vista ti fa dimenticare anche i moscerini, non del tutto purtroppo. Ormai la luce del sole è scesa, però quello che volevo mostrarvi dall'altra parte, che luna che sta salendo. Siamo fortunati perché oggi c'è anche luna piena. In video si vede proprio un puntino, vi assicuro che lì sull'orizzonte è immensa. Sì dai, questa sera siamo fortunati. Vagabondi, buongiorno! Come vedete, prima mattina del viaggio di ritorno da Johannesburg a Cape Town. Farò questi 4-5 giorni un po' più comodo, nel senso che spesso andremo in campeggi, perché ovviamente il camietto è adattato alla mia misura di uomo singolo e quindi per comodità. Non vorrei mai mi mandasse a fanculo domani e mi dicesse torno in aereo. Ora sono le 7, stiamo già partendo perché vogliamo arrivare un po' prima questa sera, di modo che se paghiamo una struttura almeno ce la godiamo fino alla fine. Che dici, andiamo? Sì. Avanti. Colazione mela oggi. Lungo gli oltre 2500 km che ci portano in direzione di Cape Town, incrociamo anche la diga di Gariep, il dam di Gariep. Dovete infatti sapere che questa è la riserva d'acqua più grande di tutto Sudafrica. Appena superata la diga, puntiamo lungo questa stretta stradina verso un belvedere, un punto panoramico, un punto dal quale, osservando questo grande sbarramento, mi accorgerò che c'è anche un altro ponte, ed è proprio questo il ponte che ora andiamo a percorrere.
pausa brunch. Claudio, cosa ha offerto la cucina da campo oggi? Polpette, ma sono finiti. Vabbè, ci credono sulla fiducia, eh. Polpette, insalata, pomodoro, cetrioli e avogado, due tipi di pane e della piccagna avanzata. Oggi abbiamo fatto pranzo da signori, brunch, no pranzo, non sia mai che sbaglio i termini, su questo bel lago a nord-ovest dell'Esoto, per capirsi. Qui hanno creato questo lago, è un dam, quindi è un lago artificiale. In quel laghetto piccolo che vedete là dietro ci sono tantissime barche a vela ormeggiate, quindi probabilmente è un posto di villeggiatura. Lì vedete la diga, siamo andati a farci il giretto prima. Paga, io proseguo perché oggi il giro è ancora lungo. In Africa non si è mai soli e infatti basta fermare un attimo il cammino per vedere questi babuini che scappano. I chilometri che dobbiamo percorrere sono veramente tanti, per di più questi primi sono anche quelli più monotoni, sono quelli passati all'interno del Sudafrica, nella parte centrale, dove praticamente non c'è nulla. Qualche volta, come qui, un trasporto eccezionale cambia un po' la giornata, ci fa perdere mezz'ora, un po' di più. Per fortuna in qualche minuto riusciamo a ripartire e a goderci questa scena di questo bambino che guarda questa palla eolica passare davanti a casa e vivere questo momento come un diversivo dalla solita monotonia. Non ci facciamo mancare proprio nulla, la pioggia e anche, per ricordarci come sempre che siamo in Africa, un camion che è uscito di strada. Ha tirato via mezzo, guarda che roba! Considerata la pioggia e la stanchezza dovuta ad una giornata passata sulla strada, decidiamo di fermarci in un paesino. Mancano ormai pochi chilometri ad arrivare sull'oceano. Buongiorno vagabondi! Un'altra mattina, ormai è quasi mezzogiorno, ho dormito in questo ostello, parcheggiato il camionetto lì, perché sapete sono con Claudio e quindi cerchiamo delle accomodazioni un po' meno spartane. Ho perso tanto tempo questa mattina prima di partire perché ho voluto finire un video e anche perché sto lavorando duramente per cercare la migliore offerta per spedire il camionetto. Sto ancora contrattando, c'è quel gioco continuo di tira molla, e io ho un'offerta, due macchine, il camionetto e un'altra macchina di un amico, 7.400-7.300, diviso due ovviamente. Uno spedizioniere Duncan famoso mi sta offrendo 1.500-3.600, quindi $100-150 in meno, mettendo anche una moto dentro. Mi sembra un po' forzato come prezzo. Su un esempio di 10.000, il 2.500 che è la spedizione, il container, quello sia un'influenza sul volume, mentre il resto ovviamente è quasi uguale per tutti, che sia moto che sia macchina. Gli spedizionieri giocano così, a te dicono che la moto paga 1.000, invece magari la moto paga 2.000, a te ti chiedono 3.500 e a loro dicono che la macchina paga 3. Qualcosa si sa, non è facile, sono momenti molto stressanti. E infatti, Dolphin Beach. Vagabondi, siamo a Jeffreys Bay, un posto famoso, dicono anche in Australia per i surfisti, e in effetti guardate che spiaggetta. Spiaggia stupenda, sabbia finissima, stupenda. Cosa c'è di meglio? Dover andare via? Dai, ci si muove, ci sono altre spiagge che ti aspettano. Ciao vagabondi!